Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a voi, grazie per le magie, il cuore, tutto. Doveroso, Davide. Assolutamente doveroso, Davide, perché chiama il Palermo, anche se era un'era certamente più difficoltosa, meno ricca, insomma non dimentica le grandi emozioni vissute, grazie anche al tuo talento. Allora partiamo. Grazie. Partiamo un po' da te, perché insomma ti ricordiamo seconda punta praticamente in quel Palermo di Bortolo Mutti, è stata un po' la tua consacrazione ad alti livelli, poi il grande salto in giallorosso. Potessi tornare indietro, probabilmente faresti un ragionamento diverso. Forse sarei rimasto a Palermo. Vabbè, ma col senno di poi sei malo, sai che è facile. Si va poco lontano, si sta a fare delle scelte che in quel momento non si potevano rifiutare, ed è andata così, ma va bene lo stesso, ecco. Forse poi l'impianto di lì in poi ha fatto veramente delle grandi annate, ha fatto la storia del calcio in Italia, insomma, quindi una piazza che io la porto nel cuore sempre, la porterò sempre nel cuore. Peccato perché potevo fare più anni, però insomma dai, è andata bene lo stesso. Sì, infatti la tua esperienza in giallorossa è stata comunque importantissima, perché hai avuto la possibilità ovviamente di misurarti anche con campioni straordinari, di arricchire anche il tuo bagaglio tecnico. Forse il rimpianto è un po' postumo, perché noi ricordiamo che poi hai avuto l'opportunità di tornare in rosanero, stavi quasi per tornare, poi insomma tutto è sfumato sul filo di lana e tu ci sei rimasto anche un po' male. No, ci sono rimasto molto male, praticamente fatta, io avevo già preparato tutto, valigie, tutto quanto, ero molto contento di tornare, poi alla fine non si è concretizzato, proprio gli ultimi 10 minuti, niente, è andata così, peccato. Allora Davide, parliamo di Bortolo Mutti, perché Bortolo Mutti è stato chiamato al capezzale di questo Palermo da Maurizio Zamparini per dare serenità alla squadra, per dare un'identità, ecco, ci è riuscito soltanto in parte, perché questa squadra denuncia i soliti pregi ma anche i soliti difetti. No, beh, sì, io penso che comunque il mister sia riuscito a riaddrizzare un po' la squadra. Sicuramente adesso stiamo parlando dopo una sconfitta pesante che arriva in casa col Milan, però diciamo che prima di questa sconfitta pesante i risultati li aveva portati a casa. Il mister, guarda, è una persona eccezionale, un tecnico molto preparato, e io penso per quel tipo di ambiente a Palermo sia l'ideale. Chiaramente sempre da quest'anno che il Palermo ha sempre avuto problemi soprattutto in difesa, e quelli forse, probabilmente, non lo so, potrebbero restare anche da quella fine, quindi è un po' un problema della squadra, ecco. Però io penso che il mister stia comunque facendo delle buone cose lì. Assolutamente. Allora parliamo un po' di questa Roma, perché è affascinante certamente il progetto di Luis Enrique, che ha portato una rivoluzione culturale, filosofica, sia a livello comportamentale che anche a livello tattico e calcistico. Ecco, abbiamo visto delle prestazioni entusiasmanti, però abbiamo visto anche una fragilità difensiva, degli errori davvero marchiani. Ecco, era una discontinuità da attendersi in questo primo anno del nuovo corso, una cosa messa in preventivo, oppure sta andando molto al di sotto delle attese secondo te la Roma? No, secondo me era da mettere in preventivo. Insomma, la Roma ha cambiato tanto, ha preso molti giocatori nuovi, molti ragazzi giovani, insomma all'inizio di un progetto è normale che quando si parte non si può partire subito a 100 all'ora. Io penso che tutto sommato, se a parte la discontinuità tra casa e fuori casa, sicuramente anche nel gioco sia un po' in linea con quelle che sono le aspettative di inizio campionato, ecco. Chiaramente poi insomma cambia il tecnico, prendi un tecnico nuovo, e un tecnico che secondo me ha bisogno di tempo per
per far sì che la squadra esprima il proprio concetto di gioco. Non è un tecnico dai risultati immediati. Io sto con la società quando lo difende, quando pensa che sia lui il tecnico del presente e del futuro. Giusta considerazione, lo dicevamo anche noi in questi ultimi giorni, Enrique sta facendo davvero un bel lavoro. Quando una squadra perde anche mostrando un bel gioco significa che il lavoro c'è. Davide, intanto ti dico che iniziano ad arrivare un fiume di messaggi dei nostri radioascoltatori che hanno appena sentito che ci sei tu in collegamento. C'è chi ti rimpiange addirittura anche adesso, dice potrebbe far comodo anche quando Balzaretti non ce la fa. Io lo rivorrei, lo riprenderei subito. Davide Bombardini, no, ormai io ho smesso, quindi guarda, no, vi ringrazio, ma forse magari 5, 6, 7 anni fa, adesso ormai è un po' tardi. Ti leggo semplicemente un messaggio per farti capire il tipo di affetto che è rimasto qui. Un Bombardini o un Montesano mancano a Palermo, questi ragazzi sono troppo lineari e poco fantasiosi, mentre con gente come Davide ci si divertiva tantissimo, dice il nostro radio. Però guarda, è un giocatore che a me, non lo so, mi fa impazzire veramente, perché cioè lo reputo, non lo so, è un giocatore che mi è sempre piaciuto, che è Fabrizio Miccoli, che ha delle giocate straordinarie, che non lo so, lui non lo so, forse ti dico anche è sottovalutato, perché assolutamente non lo so, a me fa impazzire, quindi. No, Davide, non avrebbe dal punto di vista del bagaglio tecnico e balistico, insomma, del suo repertorio, non avrebbe nulla da invidiare a quei fuoriclasse che giocano nelle squadre con le maglie a strisce. Ecco, probabilmente ha avuto davvero molto meno di quanto realmente meritasse dalla sua carriera. È un top player, insomma, possiamo dirlo senza rischio di smentire. Da colpi eccezionali, cioè. Anche quest'anno, visto che era partito, gioca, non gioca, contra, non contra, poi alla fine gioca sempre e con ottimi risultati. A me personalmente piace tantissimo. Davide, poi ho due curiosità da chiederti. Tu sei stato compagno sia di Della Rocca che di Giro Migliazzo, due attuali centrocampisti del Palermo che tu hai avuto condiviso, sì, esperienze importanti all'Atalanta, sì, e a Bologna. Ti posso chiedere un commento su entrambi? Perché Giulio noi lo conosciamo, ormai parlare di Giulio è troppo facile, direi, perché davvero è stata una gran sorpresa, ormai una bandiera rosa-nero, mentre sinceramente Della Rocca lo conosciamo ancora poco, ci aspettavamo da lui tanto in questa stagione, sta davvero facendo fatica a trovare spazio. Beh, di Giulio, guarda, io quando arrivo a Palermo mi avete chiamato per sapere che tipo di giocatore era, e difatti è il giocatore che avevo, insomma, che presentato. Avevo detto, è uno che non molla mai, attaccato alla maglia, te lo ritrovi sempre, uno di quei giocatori che fa la fortuna di tutte le squadre, fa sempre comodo. E Della Rocca, beh, l'anno scorso ha fatto benissimo a Bologna, era proprio il giocatore che quando è andato via da Bologna si sentiva la sua mancanza, e lì purtroppo sta trovando poco spazio, e mi dispiace, perché secondo me è ancora un giocatore che ha ampi margini di miglioramento, e mi auguro che in questi mesi, in questo periodo che lì a Palermo, riesca veramente a tirare fuori tutto quello che sa tirare fuori. Ecco Davide, ma tatticamente, scusami, che giocatore è? Ecco, è una mezzala sinistra, un intermedio di sinistra, è un trequartista? Perché c'è stata anche un po' di confusione, non riescono a collocarlo dal punto di vista tattico in maniera esatta. Ma sì, secondo me può ricoprire più ruoli. Quando era a Bologna era l'unico che riusciva a mandare in porta Di Vaio, che dava i tempi proprio alla squadra, alle giocate, e lì è stata veramente una grandissima sorpresa, perché quando giocava con me praticamente non aveva mai giocato, e lo mandavano a fare esperienze in CB da qualche parte. Ma sì, è un giocatore che dovrebbe dettare i tempi, dovrebbe innescare gli attaccanti, forse andrebbe fatto giocare un po' più vicino all'attacco, meno centrocampista, un po' più trequartista. Davide, arrivano delle altre domande, ti rubiamo ancora qualche altro minuto e poi ti ringraziamo. C'è Alessandro Senapa che ti chiede, vorrei chiedere a Bombardini cosa pensa dell'atteggiamento di Josip Pirisic. Non so se sei riuscito a vedere le ultime partite del Palermo e quindi le prestazioni un po' sottotono dello sloveno. Ma quando magari, sai, la squadra
sono dovute un po' al calo anche della squadra, di questi giocatori che sono sicuramente da di più. Cala la squadra, cala anche il singolo, quindi io non mi preoccuperei più di tanto. Okay. Davide, tu sei partito come giocatore chiaramente tecnico, estroso, anche un po' anarchico dal punto di vista tattico. Mi ricordo che provenivi dalla Regina, se non sbaglio, quando sei arrivato in Sicilia. Ecco, poi sei cresciuto in una maniera davvero esponenziale dal punto di vista tattico. Ti abbiamo visto fare tutti i ruoli, dico da trequartista, seconda punta, poi addirittura hai fatto anche il terzino destro a Bologna. Ecco, il difensore centrale a Bologna. Cose inimmaginabili. La difesa 3, mi piaceva anche. Cose inimmaginabili, Davide. Ecco, che è successo? C'è stato un allenatore che ha dato una svolta in questo senso alla tua carriera? Ma sì, ma a Rigoni avevamo un problema sulla fascia sinistra e il mister tutti i giorni al ritiro mi diceva: ma perché non... mi faccio sempre la battuta, mi diceva: adesso ti metto terzino, perché non ti metti terzino? Io dicevo: mister, ma vogliamo far ridere tutta Italia, cioè eravamo in Serie A, avevamo vinto il campionato. Ho detto: dai, prova, ha detto: va bene mister. Quando gli ho detto: ok mister, proviamo, abbiamo provato una amichevole, è andata bene, un'altra amichevole è andata bene, Coppa Italia è andata bene, di lì in campionato, dopo ti dico la verità, è andata anche bene, nel senso, sì. Pur non facendo cose eccezionali, perché non è che insomma facevo tutta la fascia 10 cross per tempo, però sai, pur non facendo cose eccezionali, siccome sei un trequartista, è andato a giocare terzino, stando lì facendo il suo, ha risultato che insomma era la scoperta, capito, dell'anno lì a Bologna. Allora Davide, no, mi sono divertito e mi prego. Piaceva. Noi ti salutiamo, innanzitutto i tifosi vogliono sapere, perché sicuramente ci sarà un gol o comunque anche un frame di una gara giocata con la maglia rosanero che difficilmente dimenticherai, che ti è rimasta dentro, e magari anche un posto, un luogo di Palermo che ti è rimasto particolarmente dentro. No, a me, guarda, mi è rimasto dentro, ogni tanto ci penso, quando abbiamo vinto il campionato dalla C1 alla B, l'ultima giornata. Con gli ultimi 3-4 minuti penso che nel calcio sia difficile rivivere delle emozioni così, perché per come sono andate, tipo rigore sbagliato dall'altra parte, poi dall'Avellino, dall'altra parte, noi sì. C'erano tutti lì con le radioline che volavano in campo, esatto. La gente, io sentivo tutto, c'era tutto lo stadio pieno, sentivo tutto lo stadio urlare, ma non sapevo cosa era successo, perché io del rigore sbagliato da Vittorio Torino Messina, non lo sapevo, l'ho saputo nello spogliatoio quando eravamo là a festeggiare. Quindi sono stati 3 minuti, proprio che in quei 3 minuti c'è stato tutto un campionato, e quindi quello sicuramente non lo dimenticherò mai, con la gente che esultava io non capivo perché. Quello è stato il momento più bello, forse. Davide, ti lasciamo davvero, ma ci regali in chiusura di questo collegamento un bel pronostico per sabato. Palermo-Roma come finisce secondo te? Palermo-Roma la vedo da X. No, a noi potrebbe anche andare bene, firmiamo tutti per un X. Grazie Davide, eh? No, grazie, non vuole scontentare nessuno. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.